Io mi limito perciò a cercare di trovare un senso da quanto ho sentito dalla relazione dell'avvocato Scordini e degli altri interventi stasera. C'è un punto che mi interessa, se proprio stiamo al tema che mi sono dato della rapporto tra imprenditorialità e storia d'Italia. E mentre sentivo parlare il relatore stasera mi veniva espita questa domanda: ma a quale città potrei far assomigliare la storia della Spezia? E mi veniva spontaneo dirle che forse la città, e per motivi che cercherò di chiarire fra un attimo, che più assomiglia da questo punto di vista è Torino. Perché qui abbiamo assistito alla nascita di una città economica che poi esisteva, città caratteristiche, come ha detto bene il sindaco, e io condivido, ma la città nella sua economia moderna nasce da una scelta istituzionale. E allora, mi è molto spontaneo, se non ci fosse toccato, se non ci fosse stata questa storia, se non ci fosse stata la scelta politica e istituzionale di radicare qui la flotta, non avremmo avuto questo sviluppo urbano né questo sviluppo imprenditoriale locale. Allora, innanzitutto posso per dire che ci sono scelte istituzionali che fanno la storia. Non è vero che la politica e le istituzioni non possono decidere le sorti dell'economia. E il caso è appunto quello di Torino. Torino, che ha una storia a permesso apparentabile, nasce anch'essa la Torino moderna e contemporanea da una scelta istituzionale. Torino, sì, tutti ricordano, è stata fondata in epoca romana, ma poi, se ci pensate, per 15 secoli non capita più nulla di importante. Provate a dire un evento della storia di Torino dal secondo, terzo secolo del periodo papale in avanti fino al 500 che sia veramente significativo, che sia diventato nella memoria collettiva degli italiani. Non c'è. E perché non c'è? Perché non c'è stato. Perché la storia di quella città sarebbe, è apparentabile alla storia di altri centri locali, mi diminuono le dimensioni del Piemonte, forse non so abbastanza, forse la testa di voi. Che cosa cambia Torino e la fa diventare prima capitale d'Italia? Che cosa determina quel passaggio? La decisione di muovere il diverto all'indomani della battaglia di San Quintino e all'indomani della pace che tocca a Brasile, di spostare la capitale del Ducato dalla Savoia a questa parte delle Alpi, a Torino. E di colpo la storia è cambiata. È nata la Corte, è nata l'amministrazione dello Stato, è nato, guardate bene, l'arsenale. Ci sarebbe la Torino meccanica del Novecento senza l'arsenale militare del 7-800? Non ci sarebbe. Dunque, quella scelta di radicare la capitale dello Stato, del Ducato, in un altro luogo, perché Emanuele Filiberto semplicemente temeva che quei territori qua delle Alpi sfuggissero al controllo del Duca, al suo controllo, ha cambiato la storia, ha determinato un corso storico preciso. Ne vogliamo avere la controprova? È molto semplice. La capitale prima del Ducato, prima di Torino, era Chambéry. Ora, Chambéry che cosa è diventata? Una bella città turistica. Una delle città, credo che sia delle prime 7-8 città per qualità gastronomica della Francia, ma niente altro. Non sapete immaginare Chambéry con un ruolo preciso nella Francia d'oggi. La storia di Chambéry non c'è più stata. Dunque, la scelta di radicargli la capitale ha cambiato le cose, in positivo per Torino, in negativo per Chambéry, che ha perso quel ruolo centrale, è diventata una bella città della provincia francese, ma nulla di più di questo. Ecco. Allora, le scelte sono determinanti. E qui va detto, le cose che sono state presentate stasera, mi sembra, io credo che l'avvocato Scordini concordi con me, sono anche un omaggio alla lungimiranza politica ed economica del Conte di Cavour, che è stato un personaggio straordinario. Ha cambiato le cose,
ha cambiato davvero, nei pochi anni, nei 10 anni del suo governo, ha cambiato la realtà dello Stato che amministrava e poi ha gettato le basi per il periodo successivo, con un cambiamento radicale, importantissimo. Ecco, forse noi, qui sono state descritte molto bene, no? Le scelte, i passaggi parlamentari, gli investimenti, ma la cosa che io vorrei ricordare e che mi sembra in un certo senso attualità è la condizione finanziaria del Piemonte del 1850. Quando diventa ministro delle finanze, eredita uno Stato che ha le casse veramente dissestate di Cavour. Cavour si trova di fronte a una situazione economica drammatica, perché il Piemonte ha perso la prima guerra di indipendenza con una grande potenza e nel resto del mondo lo giudicano male, giudicano il Piemonte inetto perché si è lanciato in una sfida a una potenza che non aveva le forze per sfidare. Perciò una lotta assurda. Allora Cavour faticosamente pensa che si debba costruire una condizione moderna e pensa a due cose. Pensa innanzitutto a costruire le infrastrutture e una fondamentale infrastruttura, parliamo, pensa all'investimento pubblico, ma lo pensa come modo, come ha detto bene il sindaco nella sua introduzione, per sollecitare anche le forze di un'imprenditorialità capace di misurarsi con il tempo nuovo. È un compito drammatico che noi spesso sottovalutiamo le circostanze in cui Cavour opera. Nel 1850 il Piemonte cerca di soldi per fare infrastrutture e va dai Rothschild francesi, e i Rothschild francesi glieli negano, gli dicono: ma voi siete troppo indebitati, che cosa volete fare? Dovete ancora ripagare i guasti che avete provocato con la vostra infausta guerra. Allora Cavour non si perde l'animo, Cavour aveva una grande capacità di considerare le tendenze economiche, di dominarle e di anche trarre vantaggio da esse. Allora, guardando sulla scacchiera europea, gli disse: ma dove sono i capitali oggi? Sono a Londra più che a Parigi. A Londra ci sono le grandi banche di investimento. Ebbene, allora manda i suoi emissari a cercare un banchiere che accetti di emettere un prestito sulla piazza d'affari di Londra per finanziare tutte le opere di cui ho sentito parlare. Le ferrovie, una in direzione del Nord Europa, l'altra in direzione della Liguria di Genova, e poi i DOS di Genova, e poi queste opere. Il Piemonte non ha i soldi per fare questo, non ha neanche la capacità fiscale, non può toccare i cittadini. Si dice, allora tante volte l'abbiamo letto nei libri, almeno della mia ormai lontana infanzia, no, che in Inghilterra insegnavo quando ero un bambino, guardava con simpatia allo Risorgimento, un attimo, guarda con simpatia allo Risorgimento perché Cavour cambia le cose. Nel 1850 l'Economist fa un'analisi disastrosa dello Stato del Piemonte, cioè il Piemonte, che è stato rifatto, cioè, si trova sempre solo gente in prestare che ha o la divisa militare o la toga o l'abito del prete, la sua mancata del prete. Per tutte funzioni pubbliche in giochi delle volte, non ci sono gli imprenditori. Bene, nello stesso giornale, 11 anni dopo, farà in morte del conto di Cavour uno dei più belli editoriali che siano apparsi sullo Stato europeo e lo definisce, penso il più famoso giornalista dell'Ottocento inglese, lo definisce leader of an advancing age, leader del tempo nuovo che avanza, e in 10 anni ha ribaltato la situazione, come in quel modo, andando a Londra, negoziando i prestiti, convincendo i riluttanti banchieri londinesi a scommettere sulle potenzialità di sviluppo che il Piemonte, la Liguria e così via potevano avere. Li convince faticosamente, li porta addirittura, porta gli agenti di cambio nelle sue tenute di leve, nel Vercellese, gli fa vedere l'agricoltura moderna, compra i fertilizzanti da loro, più tutto per convincere, organizza una grande festa a Torino per far vedere loro una società vivace, mescola, come faceva lui, pubblico e privato, ma con inventiva, allo scopo di convincere
di creare persuasione nelle sorti dell'Italia, nella capacità di progresso economico e civile dell'Italia, e ci riesce. Ci riesce con delle battaglie durissime, perché per trovare questi capitali per gli investimenti, Cavour affronta non solo la difficoltà di negoziare una tassa rossa, ma l'ostilità di Washington, che avevano come cliente l'Italia, Washington francese, non volevano assolutamente che l'Italia trovasse, che il Piemonte, scusate, trovasse, trovasse altre fonti di finanziamento. E allora si impegnano i Rothschild francesi e quelli inglesi, che avevano chiamato Rothschild, che avevano deformato il nome nella pronuncia inglese, per abbattere i costi, per abbattere in borsa il valore del titolo del prestito, si chiamava anglosassone. E c'è una battaglia durissima che dura più di un anno, ma alla fine con tenacia, con determinazione, scegliendo bene e i suoi compagni di strada, Cavour riesce a imporre quella soluzione e a convincere, come recita la formula in voga presso il mercato inglese di quegli anni, che il titolo anglosassone era un buon investimento per le e per gli orfani, nel senso che le vedove e gli orfani dovevano avere un titolo sicuro, che adesso è un rendimento garantito nel tempo, e allora glielo dà. Una grande fatica, ma con l'idea che creare questa struttura finanziaria, ma una finanza al servizio della trasformazione del territorio, delle infrastrutture, delle ferrovie, per far nascere l'Ansaldo, per far nascere un sistema moderno, fosse l'unico modo che un paese aveva, come lui di Sardegna, che ho indicato, trovato, potesse bruciare le tappe, attivare gli investimenti e soprattutto stimolare l'imprenditorialità, come abbiamo visto anche dal percorso che abbiamo seguito in questo paio d'ore. Stimolare l'imprenditorialità, cosa vuol dire? Vuol dire creare la rete delle occasioni, no? Il contesto, la cornice, che permette poi all'iniziativa privata di inserirsi sposando anche una visione, perché lo sviluppo non si crea semplicemente sulle opportunità, bisogna creare una visione condivisa dello sviluppo, e questo è un problema che l'Italia ha di nuovo di fronte. La storia che abbiamo percorso e si avvenga inevitabilmente all'Italia italiana, non so che bello andare avanti, arrivare fino agli anni del miracolo economico. No, come ha detto il prefetto, c'è stato già un primo miracolo, sono d'accordo con il giudizio del prefetto che introducendo questa sera diceva c'è già stato un miracolo italiano tra fine 800 e inizio 900, è stato questo, è stato creare una base produttiva in via di ampliamento e anche in via di diversificazione e di specializzazione, una base produttiva che fosse capace di tenere il passo con la trasformazione del mondo, perché la tradizione che abbiamo appreso anche esaminando una storia locale, proprio facendola sgorgare dalla storia locale, è questa, che questo paese, questi nostri territori, queste nostre città, per crescere hanno bisogno di essere inseriti in un circuito più ampio, internazionale, in un sistema aperto. L'Italia è sempre cresciuta quando ha giocato la carta d'apertura internazionale, con Cavour, con Giolitti negli anni tra fine 800 e inizio 900, quando si crea la base industriale, negli anni 50 e 60, quando conosciamo il grande miracolo economico. Ma sono tre momenti fondamentali in cui lo sviluppo è possibile perché l'Italia sa collegarsi positivamente all'economia internazionale, sa misurarsi con i grandi problemi e le grandi tendenze dell'economia internazionale, sa cogliere l'onda della crescita economica che si manifesta nel mondo. Questo è il punto essenziale. Ma per fare questo, ecco, non basta, insegna tutta questa vicenda, la soggettività, la volontà dei singoli, se non c'è quello che con una espressione ricorrente, giornalistica, a mio avviso non bellissima, la uso qui per comodità di espressione, si chiama il sistema paese. Il sistema paese vuol dire una serie di situazioni, come abbiamo visto, vuol dire investimenti, vuol dire uno Stato che crede nello sviluppo, ma vuol dire anche, e rimarcherei questo, una visione
comune, condivisa dello sviluppo, una visione di uno sviluppo in cui tutte le forze vitali della nazione e del territorio sappiano riconoscersi, in cui tutti noi riusciamo a trovare la nostra collocazione, perché vediamo che l'avanzamento generale è condizione anche del nostro avanzamento personale, del nostro miglioramento individuale, familiare. Se noi riusciamo a collocare le nostre aspettative e le nostre aspirazioni in un quadro di crescita che è sempre economica, ma insieme civile, perché il nostro paese ha ripetuto questo, che le grandi stagioni della crescita economica sono stagioni di crescita della civiltà e delle istituzioni, la straordinaria esperienza di Cavour, un modello di liberalismo, aveva ragione molto peggio, da dire, è leader dei tempi nuovi, leader della, perché Cavour in pochi anni seppe imporsi come un modello europeo di liberalismo, era un modello liberale che stava alla pari e anni, aveva di insegnare agli altri modelli liberali d'Europa, dentro una rigorosa logica parlamentare. Di recente uno studioso ha fatto un bellissimo paragone, che mi ha fatto solo convincente, tra Cavour e Bismarck, e va tutto a vantaggio di Cavour, perché Bismarck ha una visione cesaristica, dove lo Stato andava avanti con la forza. Cavour va sempre avanti costruendo il consenso, come avete visto anche nei dibattiti parlamentari, la capacità di mobilitare le idee, le persone, le soggettività in una via democratica e parlamentare. E questo è anche il segreto dell'avanzamento dell'Italia giudiziaria. L'Italia giudiziaria è le rappresentanze degli interessi, la nascita della Camera di Commercio qui, la nascita dei sindacati dei lavoratori, la nascita della Confindustria, sono tutte dentro fenomeni che si collocano dentro questo solco, dentro questa epoca. Perché? Perché c'è un fermento civile, gli interessi si organizzano perché si sente un grande movimento nella società e tutti vogliono, certo, far valere il loro interesse, ma ecco la cosa positiva, dentro un quadro di avanzamento e di progresso generale. Per cui ci può anche essere il conflitto degli interessi è fisiologico, ma dentro la visione di un progresso comune. E questa è la grande lezione dell'Italia che è stata appena descritta, perché un paese giovane che aveva la capacità di mobilitarsi nell'interesse di tutti, in cui tutte le forze statali potevano riconoscere di avere diritto a esercitare un ruolo positivo. Così è stato, secondo me, negli anni 50 e 60. Allora, io direi, uso una formula, è l'unica volta che ci ricordo, non abbiamo usato parole troppo astruse o astratte, ma questa la voglio usare. Uno studioso americano dice che ci vuole una matrice istituzionale dello sviluppo. Cioè, economia e istituzioni devono andare in pari passo. Se non c'è un rapporto positivo tra istituzioni e economia, non c'è uno stabile progresso. Le grandi fasi di ascesa economica e sociale sono fasi in cui le istituzioni creano un quadro di regole condivise in cui le forze economiche e sociali possono inserirsi. È sempre così. Allora, Cavour aveva nettissimo, senza avere ovviamente l'espressione moderna, contemporanea, di matrice istituzionale di sviluppo, ma Cavour aveva pienamente la consapevolezza che il compito della politica dei suoi tempi era favorire quella cronice, quella matrice istituzionale di sviluppo che poi ha permesso di mobilitare veramente con una visione lungimirante tanti interessi particolari che sommandosi e componendosi in questo mosaico hanno dato luogo a un processo di crescita collettiva e a un processo di acquisizione di nuovi livelli di civiltà. Allora, io penso che tutto questo parli di noi, non solo della nostra storia, del nostro passato. Anch'io ho apprezzato il riferimento all'articolo di Giuseppe De Rita stamattina, anch'io ho letto quell'articolo, poi sono abbastanza amico di Rita e mi sono riconosciuto in quella visione. Ma questa è una, non può essere una celebrazione del passato, non può essere, come dire, un compiacimento
no? Che ci deriva da guardare come eravamo o come stavano i nostri nonni. Tutto questo ci deve servire ad andare avanti. Allora, per ripartire oggi l'Italia della crisi, e come diceva il sindaco, deve cogliere la crisi come uno spirito, un'opportunità per ridefinire ruoli e funzioni e trovare anche nuove forme di attività. Se tutto questo è vero, di cosa abbiamo davvero bisogno oggi? Di che cosa dobbiamo costruire a livello nazionale come a livello locale? Forse a livello locale, lasciatemi dire, è più semplice. Una matrice istituzionale dello sviluppo, in cui le istituzioni, e quando dico istituzioni non intendo solo istituzioni rappresentative, ma anche le rappresentanti di interesse, le rappresentanti di interesse sono istituzioni. Perché sono istituzioni? Perché contribuiscono con il loro comportamento, con le loro scelte, con i loro orientamenti a fissare un quadro condiviso di regole in cui tutti i soggetti economici e sociali possono riconoscersi. Ecco, occorre che ci impegniamo qui, io credo, a livello locale come a livello più ampio. Per uscire dalla crisi abbiamo bisogno di tornare a credere in noi, nel nostro sviluppo, nella possibilità di delineare uno sviluppo che sia progresso tendenzialmente per tutti, che non escluda nessuno, che sia un modello di sviluppo inclusivo, e non invece esclusivo, che include quante più forze e soggetti possiamo racchiudere in questo schema di crescita. E abbiamo bisogno di farlo, io credo, guardando il futuro, ma ecco questo è il punto e ci aiuta la riflessione di oggi e le cose che abbiamo sentito, col senso del nostro passato. Se abbiamo fatto queste cose nel passato, perché non possiamo tornare a fare oggi? Voglio dire, ma Cavour, di cui oggi celebriamo tutti il rilievo, la capacità, l'ultimiranza, è emerso da tempi terribili. Ripeto, prese la guida di una piccola nazione che era stata sconfitta drammaticamente da una grande potenza e il cui monarca era stato costretto ad abdicare. Aveva una crisi istituzionale, politica, finanziaria, perché nessuno voleva più dare prestiti a un paese così incauto da sfidare la potenza asburgica. Ebbene, in pochi anni, partendo da un livello di difficoltà che raramente si era presentato, dopo è riuscito a ricostruire un patrimonio di credibilità che era anche un capitale economico, perché su quella credibilità ha ottenuto i prestiti che hanno permesso di fare questi investimenti e hanno permesso in pochi anni di arrivare alla fondazione del Regno d'Italia. Era un compito, io davvero invito chi ne ha voglia ad andare a leggere i giornali dell'epoca, giudicando impossibile, una missione impossibile quella di Cavour. E poi c'è riuscito, e c'è riuscito in pochi anni. Perciò pensate, un paese che è uscito sconfitto drammaticamente sui campi di battaglia del 1949, nel 1955 si lancia in una missione militare all'estero, come diremmo oggi, come la guerra di Crimea, e lì conquista una credibilità che prima non aveva. In pochi anni quello serve per arrivare alla seconda guerra d'indipendenza e per avviare in tempi molto rapidi l'unificazione del paese. Visti oggi sono compiti che verrebbero giudicati secondo i nostri standard di pressione quali impossibili. Furono compiti che potevano essere portati a termine, furono obiettivi resi operati non solo dall'eccezionale sagacia e maestria politica del conte di Cavour che tutti oggi celebriamo. Quello fu determinante, la libertà, ma ci fu il consenso e ci fu la capacità di tanti di riconoscersi in quel progetto, che era un progetto non solo di unificazione politica del paese, che tanti avevano avuto, però pensate, adesso evocare Lord Bentinck. Lord Bentinck, all'inizio dell'Ottocento, arrivò a pensare a un progetto di unificazione dell'area del Mediterraneo, mettendo insieme la Sicilia, il Nord Africa, facciamo i grandi progetti. Ma erano utopie, erano progetti utopici. La differenza rispetto a tutti gli altri progetti che ha Cavour è che fa andare di pari passo
il avanti il progetto politico con il progetto economico civile. Questa è la differenza profonda. Non è un profeta disarmato, uno che immagina costruzioni ideali, è uno che tutti i giorni si scontra con le difficoltà concrete dell'arte di governo e le supera come sempre, guardate bene, col metodo parlamentare. Mai ricorrendo a morte eterna, scontrandosi un po' con tutti, scontrandosi anche con Sovrano, no? Aveva commenti epocali di scontro con Vittorio Emanuele II e Vittorio Emanuele II lo perdonava solo in virtù del fatto che conosceva il valore del suo ministro. Ma insomma, erano momenti a questo. Però c'è riuscito. E c'era dietro una nazione che si stava componendo molecolarmente, pezzo per pezzo, faceva un mosaico. L'imprenditorialità fu una condizione essenziale di questo mosaico. E ma l'imprenditorialità significa appunto scommettere, non alla ricerca di un'opportunità, di un rischio, di un azzardo anche calcolato, significa scommettere su una visione condivisa dello sviluppo. Capire dove va il mondo sta andando, pensare di capirlo, trasmettere questa visione ad altri, fare in modo che il numero più alto di persone lo condivida. Ripeto, l'Italia nei momenti migliori della sua storia ha realizzato questo che a me sembra, aggiungerei, il vero miracolo di questo paese. È un vero miracolo alla metà dell'Ottocento, è un miracolo tra il 1990 e la prima guerra mondiale, è un miracolo negli anni 50-60. E oggi siamo di fronte a un bivio. Il mondo sta radicalmente mutando, noi dobbiamo decidere se vogliamo stare, appunto, userei quella bella immagine di Walter Bello con l'advancing age, con i tempi nuovi che avanzano, se vogliamo attestarci nelle ridotte conservatrici che l'avvocato Sardini ci avete scritto quando parlava, no, del Parlamento subalpino di coloro che contrastavano il Conte di Gabù. Siamo a questo punto. Ma io penso che un paese con la nostra storia dovrebbe fare la scommessa che ha fatto nei suoi momenti migliori del suo passato e perciò ricombinare insieme in positivo una visione delle istituzioni e una visione dello sviluppo e attraverso questo suscitare nuova capacità di intraprendere nel nome e nel disegno di un progresso comune e condiviso. Vi ringrazio per l'attenzione e vi ringrazio.